stamattina i carabinieri della compagnia di Sciacca e i carabinieri del reparto tutela agroalimentare di Messina hanno proceduto al sequestro per 90.000 euro tra beni mobili, cioè denaro, e beni immobili corrispondenti a dei terreni agricoli e a dei fabbricati nei confronti di una donna che si era resa responsabile di una truffa aggravata, che indagata per essersi resa responsabile di una truffa aggravata per aver percepito illecitamente dei contributi a AGEA, cioè ha presentato dei titoli in base ai quali faceva credere che le spettasse il contributo a AGEA, quando in realtà parte di quei titoli erano falsi, addirittura in determinati casi relativi a terreni che erano stati già confiscati a dei suoi prossimi congiunti in odore di mafia. Il valore del danno? 90.000 euro relativo alle campagne agricole dal 2015 al 2020. Le indagini proseguiranno? Certo, proseguiranno per cercare di capire se ci sono eventuali ulteriori complicità e se questo tipo di truffa in danno della AGEA è stata operata anche da altri coltivatori.